Sera. Eccoci qua a presentare, diciamo, la prima serata di Spirito del Pianeta tradizionale dopo il concerto bellissimo di sera con Davide Van de Stross. E la incominciamo con un vecchio amico. Non tanto quanto vecchio, ma quanto perché è tanto tempo che ci conosciamo. Anche perché, vabbè, forse perché uno dei motivi perché siamo qua questa sera, lo siamo da 23 anni, forse è un po' anche colpa tua, per cui sono aperta di questa responsabilità. Farei un applauso per cortesia a Marco Marsignan, un amico perché appunto prima della guerra di secessione, no? Quando si sono Sì, 98. tu. 98, sì, 98. 97-98. Perché lui ha portato in quell'epoca un gruppo di nativi del Nord America, per la precisione. Blackfoot dall'Alberta, Canada. Io ero un periodo che avevo appena fatto una raccolta firme perché volevo spostare una tribù di nativi americani da una riserva dell'Arizona, dove erano da centinaia di anni in un'area che poi, vabbè, era casualmente un'area dove avevano appena seppellito 270.000 tonnellate di residui nucleari. Non mi sembrava tanto così positiva la cosa, per cui avevo partecipato a questa raccolta firme e poi avevo appunto saputo che Marco portava questo gruppo di nativi e io insomma sono sempre stato appassionato di cultura dei nativi del Nord America. Mi sembrava bellissimo cercare di invitarli nell'allora mio paese che mi ospitava anche la Brebati di sopra ed è stata un'esperienza per me incredibile e mi sono accorto in quel momento che se tu dai le possibilità alle persone di ascoltare, proprio cane, ascoltano, dai la possibilità di parlare, di risvegliare magari nelle persone la curiosità, la voglia di conoscere. E poi io ho capito che grazie alla conoscenza si riesce anche a creare un reciproco rispetto, no? Che mi sembrava una cosa scontata, ma che purtroppo negli esseri umani non lo è. E da lì è cominciato un po' il mio percorso che mi ha portato fino ad oggi qua, trascinato decine e centinaia di persone in questa avventura, di questo sogno di poter vivere in mezzo a tutti questi popoli, a queste culture, a queste conoscenze, nel massimo del reciproco rispetto e la possibilità di risvegliare in noi anche quella conoscenza che abbiamo e che ci è stata tramandata da qualcuno. Ed ecco perché appunto abbiamo chiesto a te di essere qua questa serata per iniziare questo percorso, perché mi sembra un percorso importante da fare una riflessione un po' per tutti noi. Stiamo arrivando un po' al punto del tema di cui ci parlerai questa sera, appunto la provenienza. Se vuoi accennare intanto qualcosa. Quando mi hai chiesto di venire qui questa sera, ho pensato di parlare quest'anno degli antenati, del culto degli antenati, perché sappiamo che i popoli tribali appunto, hanno una spiritualità che si basa sul rapporto diretto con gli elementi della natura, quindi le montagne, come queste montagne che abbiamo intorno, tutti i nativi Blackfoot che imitammo quell'anno nel 98 a Brebate. E anche altri con cui ho lavorato nel corso del tempo mi hanno sempre insegnato che non sono sacre solo le montagne in Nord America o in Australia o in luoghi che noi consideriamo esotici, ma mi hanno insegnato proprio a riscoprire gli spiriti delle nostre montagne, dei nostri laghi, dei nostri fiumi, proprio perché un conto, cioè, va bene imparare dai nativi, dai popoli indigeni che hanno conservato un contatto, una connessione reale con la terra. Noi purtroppo nel corso dei secoli, per via religiosa e poi attraverso il dogmatismo, degli ultimi 2 o 3 secoli, abbiamo è stato reciso questo contatto. Quindi un po' il motivo, uno dei motivi importanti della mia esistenza, del mio lavoro e anche del lavoro tuo, Ivano, di quello che si fa qui, è proprio quello di ristabilire un contatto autentico sia con i popoli tribali che consideriamo i latori di una conoscenza ancestrale, di qualche cosa che
anche i nostri antenati avevano e che noi sulla via del cosiddetto progresso abbiamo un po' perduto, e al tempo stesso sono un po' gli anziani, quelli che appunto attraverso questo contatto con la natura, quella che noi chiamiamo natura, perché loro nelle lingue native non esiste una parola per dire la natura, perché si fa parte di un grande cerchio che è quello della vita, quindi noi stessi esseri umani, i nostri corpi fanno parte degli altri popoli. Infatti, per esempio, nella lingua Lakota si dice il popolo dei cavalli, il popolo dei bisonti, il popolo delle formiche o iate, però la parola vuol dire sono altre nazioni, gli esseri umani non si considerano superiori agli animali o alle piante o agli alberi o alle montagne. E quindi in questo senso si intende anche gli antenati, noi siamo abituati a pensare agli antenati come i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni, quindi le generazioni precedenti, e questi sono i nostri antenati umani. I popoli nativi di tutto il mondo, non soltanto in Nord America è con cui io ho più esperienza, ma tu hai esperienza con popoli di tutti i continenti, e si ritrova le stesse, non solo credenze, ma le stesse rituali, gli stessi modi di essere in tutto il mondo, e quindi gli antenati non sono soltanto i nonni o i bisnonni, ma sono anche, se consideriamo anche dal punto di vista scientifico, sappiamo bene che i nostri corpi vengono da innumerevoli migliaia di generazioni di uomini di Sapiens Sapiens, e poi prima uomini di Neanderthal, gli australopiteci, ma se andiamo indietro di milioni di anni arriviamo alle prime forme di vita dei mammiferi, ancora i rettili, ancora indietro andiamo poi indietro abbiamo tutti i vari animali, quindi gli animali, la memoria cellulare che noi abbiamo dentro i nostri corpi viene proprio dall'esperienza di tutti i nostri antenati animali, e così anche andando indietro milioni e milioni di anni vediamo che la vita animale sulla Terra ha tratto origine dalla vita vegetale, quindi gli alberi, le piante, le erbe che si sono evolute nel tempo, ma sono nella nostra memoria somatica, proprio nella memoria del corpo, e ancora più indietro, in centinaia di milioni di anni, arriviamo ovviamente ai minerali, ai cristalli, alla terra, alle rocce, che sono qui da appunto da milioni, da miliardi di anni e sono considerate antenati a se stesse. Per esempio, nella lingua Lakota, Inian Oyate vuol dire il popolo delle pietre, quindi sono le pietre sono i nostri antenati, quindi tutto, alla fine, tutto ciò che esiste, ciò che esiste nella quella che noi chiamiamo natura, fa parte dei nostri antenati, ha un suo spirito, nel senso che ha una sua coscienza, che è contattabile attraverso i rituali, attraverso le cerimonie, attraverso la preghiera, in vari modi, e ha una coscienza che ovviamente non è umana, per cui noi parliamo qui, usando la lingua italiana in questo momento, se dovessimo parlare con quella montagna o con un lago o con un fiume, o con lo spirito di un animale, ovviamente bisogna utilizzare altri strumenti. Quindi i nativi che, come il Blackfoot che invitammo quell'anno, e tutti i popoli nativi del mondo, dopo gli indigeni, hanno proprio questo non solo concetto, non una credenza, ma fanno più esperienza di queste cose a livello fattivo. Quindi quando vi è una preghiera, si brucia un'erba, piuttosto che si accende un fuoco come il fuoco che c'è qui dietro, o si fanno delle cerimonie, lo si fa proprio per entrare in contatto fattivo, esperienziale con gli spiriti delle montagne, degli elementi naturali. E ripeto, come dicevo prima, i Blackfoot che vennero nel 98 e tanti altri popoli con cui ho avuto a che fare mi hanno sempre invitato così a riscoprire gli antenati e gli spiriti della terra in cui sono nato, in questa vita. Io sono nato a Milano, tu sei nato credo a Bergamo, o di vicino, insomma, per cui siamo ovviamente italiani e abbiamo, come dire, più o meno quello che mi sento, il compito di riscoprire e di rientrare in contatto con gli spiriti della nostra terra e dei nostri antenati, non solo umani, ma anche appunto animali, vegetali e minerali. È difficile per la nostra cultura scindere la religione dalla spiritualità. Quando io mi ricordo quando abbiamo cominciato un po' questo percorso, dovevo stare molto attento a come interpretavo, comunque rappresentavo o presentavo queste parti,
perché era molto facile essere additati per setta piuttosto che cosa fanno questi qua e quant'altro, perché la gente non è più abituata a pensare in modo spirituale, no? Mentre invece i nativi di tutto il mondo non c'è nemmeno di chiedere che cosa sia la spiritualità. Invece per la nostra cultura questo è molto difficile. Sì, perché noi abbiamo dall'illuminismo in poi separato le cose, abbiamo cominciato a ragionare a compartimenti stagni. Da Cartesio, la famosa frase del filosofo Cartesio, cogito ergo sum, penso dunque esisto. Quindi se io penso dunque esisto, nel momento in cui non penso vuol dire che non esisto. Quindi sono costretto compulsivamente a pensare, e siamo qui tutti quanti, noi occidentali bene o male, identificati con i nostri pensieri, i nostri processi mentali. E quindi ci siamo separati dal sentire del corpo, ci siamo ancora prima separati proprio dal sentire della quella che noi, ripeto, chiamiamo natura, e siamo identificati con quello che pensiamo. Tanto è vero che per molti occidentali, per molti di noi, è difficile smettere di pensare. E le persone, ad esempio, che si approcciano alla meditazione in Occidente, la prima difficoltà che si incontra è proprio quella che arrivano mille pensieri e non si riesce a smettere. E questo è un processo che dura da alcuni secoli, un processo di sradicamento dal contatto con la madre terra, il processo appunto che ha creato le religioni, soprattutto le tre grandi religioni patriarcali, per cui esistono dei dogmi, esistono dei libri sacri, che possono essere il Corano, il Vangelo, la Bibbia o la Torah per gli israeliani, per gli ebrei, e o si crede a questo o non si crede a questo, si è con noi o contro di noi. E ovviamente i popoli che hanno storicamente portato avanti le religioni patriarcali hanno anche creato un clero sacerdotale che ha avuto un potere, anche tuttora un potere, non soltanto a livello spirituale ma a livello temporale, quindi che dice alle persone cosa devono fare. I popoli tribali invece da sempre non hanno, ci sono sciamani, uomini di medicina, leader spirituali, ma non seguono una religione che non è codificata in libri sacri, non è messa per iscritto, come ben sappiamo, ma sono tradizioni orali che vengono trasmesse dagli anziani ai giovani, dai nonni ai nipoti, dalle madri alle figlie. E quindi sono tradizioni orali appunto basate sull'esperienza. Questa è la grande differenza, credo, tra le tante che ci sono tra una religione e una spiritualità, che non vuol dire che una sia meglio dell'altra, perché c'è posto per tutti, o almeno ci dovrebbe essere qui sulla Terra, per cui è giusto che ciascuno segua, pratichi la forma di spiritualità o di religione che lo fa stare bene, che lo fa stare in salute, che lo fa sentire in contatto con qualcosa di più grande. La spiritualità appunto è basata sull'esperienza. Per esempio, tra i Lakota, di nuovo, cito questo popolo, che è il popolo di Balakulubi, tutti conosciamo, ci sono comunque tra tutti, in una singola nazione tribale, vengono diversi uomini di medicina, identificano con le quattro direzioni, che sono le quattro direzioni sacre, verso cui sono est, nord, ovest, sud, con cui, verso le quali si prega, sono associate a determinati colori, quindi non so, l'est è associato al rosso, il sud al giallo e via così. All'interno della stessa comunità può capitare che un uomo medicina, una donna medicina, faccia una ricerca della visione, riceva dagli spiriti delle istruzioni, per cui magari associa all'est il giallo invece che il rosso, e quindi nelle sue cerimonie userà questi colori per pregare, e alla stessa cerimonia partecipano altre persone che magari invece associano il rosso all'est, e quindi non stanno a litigare, no, ma guarda che c'è scritto qui così, c'è scritto qualcosa, oppure è giusto così, tu le fai le cose sbagliate, come invece abbiamo fatto noi europei, che abbiamo fatto guerre di religioni per secoli, no? In realtà poi le religioni sono state la scusa per fare queste guerre, in realtà c'erano ben altre motivazioni, no? Che sono sempre comunque economiche, di controllo e di dominio. Pensiamo alle crociate, eccetera, eccetera, non c'è bisogno di ripetere queste cose che tutti conosciamo. Insomma, una cosa importante dei popoli nativi è appunto che non stanno a litigare su questioni spirituali. Io ho un'esperienza e mi rapporto con gli spiriti, con la terra, con il cielo,
in questo modo, perché io ho ricevuto queste istruzioni da mio nonno piuttosto che direttamente nei mondi spirituali, e tu hai un'altra esperienza, e quindi questo è vissuto come un arricchimento, e non si litiga mai su questa cosa, proprio perché non c'è un clero, non c'è una classe sacerdotale codificata che ha stabilito determinate regole. C'è molta più, ovviamente sono società tribali, hanno le loro regole, ma non sono, non hanno, cioè, per esempio il denaro, le carceri, i tribunali, le leggi scritte sono state portate tutte dagli europei. Arriviamo appunto a questa parte spirituale che ci arriva dagli antenati, no? Cosa che è ancora una delle tante che come cultura ci siamo persi, nel senso che siamo diventati molto più individuali, e siamo noi, no? Il centro siamo io, sono io, e tutto il resto è al di fuori, no? E si fa fatica nella nostra cultura a pensare al perché ci sono io adesso, da dove provengo, o l'importanza degli antenati. Perché sono importanti gli antenati? Potrebbe stare a parlare davvero per tante ore di questo argomento. Sono importanti perché innanzitutto, se non ci fossero stati i nostri genitori, noi non saremmo qui a parlare. E se andiamo indietro nel tempo, abbiamo alle nostre spalle, ciascuno di noi ha una madre e un padre. Dietro la mamma e il papà ci sono quattro nonni, che sono i nonni paterni e i nonni materni, e ogni generazione che andiamo indietro nel tempo raddoppia di numero. Quindi abbiamo quattro nonni, otto bisnonni, 16 trisnonni, e poi 32, 64, 128 e via così, arrivando alla 14ª generazione dietro di noi. Quella singola generazione lì è composta da più di 1 milione di persone, se facciamo i conti. Io ho scritto un libro che si chiama Costellazioni Rituali, e mi occupo, come sai, Ivano, di terapia, mi occupo di formazione, di una formazione che non è né psicologica né medica, ma è una formazione, una forma di terapia energetica e spirituale. E ho creato questo metodo che si chiama appunto Costellazioni Rituali. Durante questi lavori di gruppo, che sono principalmente quello che facciamo, andiamo a contattare proprio gli antenati, anche con una meditazione in cui andiamo indietro nel tempo. Come dicevo, 2, 4, 8, 16, 32, eccetera, se anche soltanto una donna o un uomo di X generazioni fa, 100 generazioni fa, diciamo, non fosse esistito, noi non saremmo vivi, non saremmo qui, perché il nostro corpo viene dall'unione di tutti questi uomini e donne che hanno fatto cose giuste, cose sbagliate, hanno vissuto bene, male, insomma, al di là di tutto quello che hanno fatto, il fatto biologico, proprio fisico, è che hanno trasmesso la vita. Quindi noi siamo qui proprio grazie a loro. Siamo i nativi, dicono, noi siamo il sogno dei nostri antenati. Il loro sangue scorre nel nostro, la loro memoria cellulare, nel bene e nel male, con tutti i traumi e tutti i talenti, ce la ritroviamo dentro di noi e la trasmettiamo ai nostri figli. E quindi, e molti sono così importanti perché senza di loro non saremmo qui. E quindi in tutte le tradizioni del mondo, e anche in quella cristiana, per esempio, anche in quella musulmana, verso gli antenati li si onora, si onorano gli antenati, si ringraziano gli antenati. Per esempio in Vietnam, in tutto l'Indocina, in Cina, in Giappone, ci sono, ogni casa tradizionale ha delle stele in cui sono, o dei simboli in cui sono raffigurati i nomi degli antenati meritevoli, e a questi si offre l'incenso, si offre dei fiori, proprio perché pregare gli antenati e offrire loro delle offerte simboliche ci dà forza. Non è una cosa così che uno crede in questa cosa e lo fa perché gli è stato insegnato così, ma non sa, per abitudine, insomma. Ma onorare gli antenati in modo fattivo e offrire loro, nella tradizione indocinese si fa così, nelle tradizioni native si offre del tabacco, del cibo, eccetera, onorare gli antenati e entrare in relazione, in rapporto con gli antenati, significa ricevere un sacco di forza e un sacco di quella che si chiama energia ancestrale. Un po' per questo anche per cui noi esisteremo anche noi per sempre. Noi con la morte non è che finiamo, ma proseguiremo nelle nostre future generazioni.
Quindi questa paura in parte che noi abbiamo incredibile della morte, non esisteremo più, non è vero, nel senso che comunque noi esisteremo, quello che abbiamo fatto verrà riportato nelle nostre nuove generazioni. Ecco perché dobbiamo impegnarci al massimo per riuscire a far sì che il nostro seme abbia un valore positivo, no? Assolutamente, noi siamo gli antenati dei nostri discendenti, di quelli che verranno dopo. Infatti nelle tradizioni native del Nord America tu sai che si parla delle 7 generazioni prima di noi e delle 7 generazioni dopo di noi, e per cui quello che hanno fatto i nostri antenati nel bene e nel male ricade sulle nostre teste, sulle nostre spalle, tante volte ci troviamo a portare dei pesi o a vivere delle loro emozioni o dei pensieri che sono il frutto di traumi anche collettivi che hanno vissuto i nostri antenati. Ad esempio, io nel mio lavoro molte volte emerge ancora il trauma della seconda guerra mondiale, della guerra civile 43-45, della prima guerra mondiale. Lavorando in Italia, questi sono stati i traumi collettivi più grossi che abbiamo subito. E quindi se noi appunto viviamo seguendo la nostra verità, viviamo nel corpo, viviamo in armonia con le leggi naturali, stiamo trasmettendo forza ai nostri discendenti. E questo, per esempio, si trova tantissimo anche nella cultura africana, che tu conosci molto meglio di me. E per cui è un compito che abbiamo quello di ristabilire un contatto con i nostri antenati e al tempo stesso di essere dei buoni antenati per cui chi verrà dopo di noi, tenendo conto che ovviamente noi siamo adesso in un corpo, ciascuno di noi in un corpo umano, e ha questo dono grandissimo che riceviamo da dietro, e per chi ha dei figli lo trasmette avanti, ma anche chi non ha dei figli può trasmettere qualche cosa ai giovani in un altro modo, non è necessario per forza avere dei figli biologici. Al tempo stesso noi siamo, questo lo insegnano di noi i popoli indigeni, i popoli nativi di tutto il mondo, noi siamo degli spiriti che vengono qui a fare un'esperienza umana temporaneamente in un corpo, per cui una volta lasciato questo corpo andremo a fare altre esperienze da qualche altra parte. Perché hai sentito la necessità di scrivere queste tue esperienze nei libri? Ma c'è tutta una serie di libri che fino al periodo in cui ci siamo conosciuti, negli anni 90, erano libri monografie, o io andavo negli Stati Uniti, in Canada, acquistavo dei libri, allora non c'era ancora internet, e per cui poi li proponevo ai editori italiani e li traducevo, li curavo l'edizione italiana, proprio per far conoscere le culture native del Nord America al pubblico italiano. E questo, questi libri, c'è anche la mia tesi di laurea e ci sono vari altri libri che ho scritto, quel primo periodo. Dal 2005 in poi ho cominciato invece a fare tesoro un po' di tutti gli insegnamenti ricevuti, delle esperienze che poi sono anche continuate. Con esempio ho partecipato alla Danza del Sole di Dakota Umpapa di Standing Rock dal 2008 al 2015 insieme a mia moglie, e tante altre cose, mi ho invitato nativi, anche uomini in vicina, delle scrittori qua in Italia, e questi libri della seconda serie insomma sono più libri esperienziali, in cui racconto le mie esperienze anche personali e in cui parlo di quello che succede nel mio lavoro, in cui cerco di mettere a buon frutto gli insegnamenti e le esperienze ricevute dai nativi. Non è facile per una persona che si vuole approcciare a questo ambito, perlomeno a conoscerlo, no? Io mi auguro che queste serate servano proprio per incuriosirci magari un attimino e magari approfondire un po' la conoscenza. Nella immensità ormai di cose che vengono proposte, non è facile per una persona cercare di capire quale può essere il libro o il percorso da fare per poter approfondire questo, per tornare anche soprattutto a essere in connessione innanzitutto con noi stessi e poi assolutamente con gli altri. Come può una persona normale cercare di trovare qualche cosa che sia un qualche cosa di serio, di giusto, e non magari così di qualche cosa che poi rientra, come molto spesso succede, soltanto nel commerciale? Ma fai bene a fare questa domanda, perché non siamo più a 20 anni fa, 25 anni fa, quando insomma queste cose si era ancora un po' agli inizi, e per cui erano sempre viste dalla maggior parte delle persone come cose strane, insomma un po' nuove. Adesso invece c'è un'inflazione in questo senso, per cui si parla di sciamanismo, che è una parola, sciamanismo, sciamano, che viene dalla Siberia, dalla Mongolia, la si applica anche ad altre tradizioni che
invece per esempio, i nativi americani non usano mai questa parola. E ci sono anche tanta, insomma, diciamo, c'è tanta fuffa in giro, è diventato qualcosa di commerciale, come lo è stato per esempio il Reiki, il massaggio ayurvedico, il Theta Healing, tutte queste tecniche o strumenti che vengono dagli Stati Uniti in questo caso, ma in questo caso lo sciamanismo dai popoli nativi, e purtroppo non sempre si fanno queste cose in maniera eticamente corretta o deontologicamente corretta. Io insieme a mia moglie Elena, che è là in fondo, che vende alcuni dei nostri libri, la trovate poi là in fondo, e da 20 anni abbiamo fondato questa scuola che si chiama Nemeto, l'Istituto di Arte Sciamanica e Sistemica. Arte perché la consideriamo un'arte, se si tratta di aiutare le persone o servire le persone, questo lo consideriamo un'arte, un onore e un privilegio, così ci è stato insegnato. E lo abbiamo chiamato Nemeton perché Nemeton è una parola della lingua celtica continentale. Ovviamente se ci siamo rivolti a riscoprire gli spiriti della nostra terra, non potevamo non passare dall'ultima grande cultura tribale che ha calcato questi territori. Qui, questo esempio era la terra degli Orobi, cioè gli antichi, da cui vengono poi il nome delle Alpi Orobi, che è appunto un popolo celtico. E per cui Nemeton è lo spazio nella lingua celtica dedicato a uomini e dei. Nemos vuol dire cielo, per cui era una radura come può essere questa, uno spazio in un bosco in cui i druidi, cioè la classe sacerdotale dei Celti, potremmo dire per certi versi gli sciamani celtici, anche se non era così, perché sono più simili ai bramini dell'India, i druidi erano, si trovavano per fare le loro cerimonie e i loro riti. Per cui abbiamo chiamato la nostra scuola con questo nome, proprio per ricordare i nostri antenati. Trovate, io ho un sito, il mio nome e cognome.org, ma anche patronassignano.org, ho anche un canale YouTube in cui ho pubblicato numerosi video su questi argomenti, e direi che ci sono anche diversi libri in circolazione che sono sicuramente possono essere utili e importanti, ma non c'è mai come fare un'esperienza diretta, perché io che scrivo tanti libri, ne ho scritti tanti, certo, scrivere un libro è una cosa, ma poi andare, come siamo qui, ad esempio, lo Spirito del Pianeta, a poter vedere uno spettacolo di un popolo nativo autentico e non una cosa new age raffazzonata, poter colloquiare con un indigeno del Brasile o del Messico che magari porta dell'artigianato dalla sua terra, è qualcosa di impagabile, insomma, è qualcosa che è un'esperienza, è qualcosa appunto di spirituale. Sì, infatti la ricerca di quell'oggetto, come magari potete poi trovare anche all'interno del nostro padiglione, che non è soltanto un artigianato o non è soltanto un libro, è appunto l'esperienza, la tua esperienza di 25-30 anni, in un momento che sicuramente non era di moda fare quello che facevi, come del resto non è una cosa soltanto di comprare un oggetto artigianale dei nostri indigeni che abbiamo all'interno del padiglione. Quindi questa è un'altra parte importante, cioè dovremmo riuscire a fare questo passaggio dell'andiamo a vedere il mercatino, ma non guardare soltanto quell'oggetto come su un orecchino, una collanina, mettiamola su che è bella perché è colorata, che cosa, ma dietro a quella cosa, come sempre fanno i popoli indigeni, c'è molto altro. C'è sempre una storia, i popoli nativi, come ben sai, quando fanno qualcosa non è mai a caso, cioè un rito non è soltanto quando noi andiamo in chiesa, o chi è cattolico va in chiesa, oppure in una moschea, oppure in un altro luogo deputato a queste cose, li prega, poi continua la sua vita profana. Mentre invece i popoli indigeni, i popoli nativi, ogni cosa che si fa è una preghiera, ogni cosa che si fa è un rito. Consumare il cibo, si fa una preghiera prima di consumare il cibo, si lascia da parte una piccola quantità di cibo per gli spiriti degli antenati, quando si inizia un viaggio si fa una preghiera, quando ci si alza la mattina si ringrazia che è ancora un altro giorno in cui posso vivere. Quindi ogni cosa è una preghiera. Quindi quando parliamo di artigianato nativo, autentico, come giustamente detto, non è soltanto artigianato ma è arte, perché se si usano quei colori, se si fa quella cosa in quel modo, non è soltanto che è stata perché è stata trasmessa così dagli anziani, ma perché ad esempio
certi colori sono collegati a certi spiriti, a certe direzioni, a certe esperienze che vengono in questo modo tramandate. Per cui acquistare, avere la possibilità di, innanzitutto di parlare con una persona nativa che ti racconta di sé e non è mediata dal cinema di Hollywood, non è mediata da tutte, anche tanti libri che sono stati scritti che hanno sfruttato questa onda di moda per così vendere un libro, ma tante volte ci si domanda se è qualcosa di autentico oppure no, perché comunque i popoli nativi, i popoli tribali hanno, sono degli esseri umani come noi, hanno le loro contraddizioni, e non è sempre facile anche avere a che fare con loro, non è che sono tutti buoni, tutti nobili selvaggi come la nostra proiezione, cioè noi abbiamo reciso il contatto con la natura e allora proiettiamo i nostri bisogni sui nativi, quindi si pensa che tutti i nativi sono spirituali, tutti sono bravi, e tutti vengono qui e hanno gli insegnamenti da tramandarci, mentre invece purtroppo molto spesso non è così, anche perché per i pezzi di popoli nativi ci sono problemi endemici pesanti come l'alcolismo, la tossicodipendenza, che di nuovo sono il frutto culturale del genocidio, ma anche sono esseri umani come noi, per cui insomma bisogna anche smettere di proiettare i nostri bisogni su di loro e incontrare una persona che ha dei pregi, dei difetti come tutti noi. Ecco, questo è un motivo di riflessione proprio per cercare anche in questo caso di, quando acquistiamo qualche cosa, non è soltanto un comprare qualche cosa, ma è il capire che cosa stiamo comprando, qual è il suo significato, e ci serve anche tutto per rientrare ancora nella nostra ricerca quotidiana del nostro passaggio poi al futuro, no? Direi che assolutamente è l'approccio migliore, è un approccio esperienziale, appunto. Qualche cosa che io entro in contatto con una persona e magari non mi piace quella persona, oppure quell'altra mi piace, ma è qualche cosa di autentico, è qualche cosa di reale. Per acquistare un libro, un tuo libro, qualche altro libro, deve esserci di dietro un minimo comunque di pensiero, di domanda che uno si deve fare. Il perché acquisto un libro, perché acquisto quel libro. Ma di solito nel mio settore, quando una persona viene ai miei seminari o ai miei corsi di formazione, oppure acquista uno dei miei libri, è perché ha un problema o perché ha avuto una crisi o ha un dolore, come tutti noi nelle nostre vite. Come dico sempre, il dolore è un grande maestro, è un qualche cosa che non possiamo evitare nella vita, così come l'amore, il piacere, tutte le altre emozioni, però tutti quanti affrontiamo periodi difficili nella vita e abbiamo delle difficoltà, e per cui non dobbiamo vivere queste difficoltà come una punizione o come pensando che siamo particolarmente sfortunati o cominciando a pensare pensieri deprimenti, ma i propri nativi ci insegnano, gli spirituali dei nativi ci insegnano che le difficoltà arrivano nella vita, le malattie, gli incidenti, come delle sfide evolutive. Quindi abbiamo attraverso queste difficoltà e attraverso il dolore l'occasione di crescere e di evolvere, che poi è quello che siamo qua a fare sulla Terra. Noi veniamo qua perché abbiamo scelto di essere qua come spirito che si incarna in un essere umano affrontare delle sfide evolutive per migliorarci, per migliorare noi stessi e per migliorare il mondo intorno a noi. Quindi non esiste cambiare il mondo, una rivoluzione che è rivolta verso l'esterno, una rivoluzione. L'unica rivoluzione autentica deve essere verso l'interno. Quindi attraverso le sfide evolutive, che le difficoltà spesso drammatiche che la vita ci pone, uno comincia a farsi determinate domande e magari comincia a cercare le risposte appropriate. Spesso le forme così della filosofia, della psicologia, della psicoanalisi non possono più rispondere in maniera adeguata alle sfide che ci troviamo di fronte, sia a livello individuale sia a livello collettivo, e lo abbiamo visto in questi ultimi anni molto bene. Qui abbiamo bisogno, io credo, di qualcosa di più grande, una visione più ampia, che tenga conto non solo del corpo fisico, che è prerogativa della medicina, non solo della mente, che è prerogativa della psicologia, ma anche della nostra anima e del nostro spirito. E qui modestamente è il mio lavoro, il mio campo di intervento, in cui insomma, è come se tutta la vita mi fossi andato a scuola per poi cercare di trarre qualcosa di nuovo che spero possa essere utile, per me lo è stato per me
per le mie figlie, e poi spero che possa essere utile anche a molte altre persone. Ed è un approccio, ripeto, che considera il corpo e la mente, ma all'interno di qualche cosa di molto più grande, che, di cui noi siamo fatti, che è la nostra anima e il nostro spirito. Questo senza cercare di convertire qualcuno a una religione o a una forma spirituale, ma non è un credere, ma basta volere fare un'esperienza. E questa si fa attraverso il sentire del corpo. Questo, che penso che tutti siamo d'accordo sul fatto che abbiamo un corpo. Per cui il corpo può provare delle sensazioni, può provare delle emozioni, e quella è la porta di accesso preferenziale verso lo spirito. Per cui la tua esperienza può esserci utile come punto di partenza per avere una via dove andare a cercare o qualche cosa di noi stessi, tutte quelle domande che ci sono intorno, ma non per forza assolutamente la risoluzione, la soluzione che magari tanti ti propongono, per poi incarnarti una strada di un qualche un altro che poi è sua per sua per tanti motivi. Per cui l'importante è che ognuno di noi riesca a trovare un mezzo per arrivare a quell'obiettivo per me importante, che può essere appunto la risoluzione dei miei problemi, delle mie difficoltà, delle mie paure, ma soltanto un inizio. Ma poi giustamente ognuno di noi si deve fare il suo percorso, non per forza scendere nello sciamano che ho bisogno di trovare perché lui risolverà il problema. Assolutamente, cioè, molte persone sono abituate a rivolgersi al guaritore, allo sciamano, allo psicologo, al medico, eccetera, dicendo guariscimi, aiutami, fai tu per me, quindi delegando la propria responsabilità, mentre invece funziona il fatto che il vero maestro insegna agli altri che il vero maestro è dentro di loro. Per cui io sono soltanto un essere umano come te, come tutti noi, e spero che con la mia esperienza, insieme a Elena, mia moglie, stiamo creando in questi dettagli, abbiamo creato una scuola, e spero di trasmettere queste cose anche alle giovani generazioni, che continueranno a portarle avanti. Noi abbiamo iniziato da zero, quando non c'era niente di tutto questo. Adesso guarda cosa hai creato tu qua, per cui insomma nel nostro piccolo anche noi facciamo la nostra parte, per cui fa parte tutto di un movimento di riscoperta di noi stessi. Per cui non funziona andare da una persona come si fa da un indovino o da una cartomante, con tutto rispetto per le cartomante, quindi, però o da qualunque figura professionale, gli fai tu per me o delegare le nostre responsabilità, perché in realtà quello che noi stiamo vivendo nella nostra vita è nostra responsabilità, anche se non ce lo ricordiamo più. Per cui se io vivo delle emozioni, delle difficoltà, è qualcosa che io ho creato nel passato, in questa vita, durante l'infanzia, l'adolescenza, oppure sono memorie traumatiche che vengono dagli antenati, dal sistema familiare, o ancora sono memorie più antiche ancora di vite precedenti. Questo di nuovo non è una teoria, ma è qualcosa che io vivo nel mio lavoro, e prima di tutto ho vissuto e vivo nella mia esperienza personale, individuale. Poi non è richiesto credere a qualcosa o non credere a qualcosa, l'importante è voler scoprire come siamo fatti, anche perché questo tipo di strumenti non sono solo fatti per risolvere dei problemi o per guarire a livello energetico da malattie o altre cose, ma sono fatti proprio per vivere meglio, per essere felici nella vita che abbiamo. In popoli nativi, se guardiamo quando hanno incontrato i primi bianchi, per esempio mi vengono in mente i Taino, i popoli nativi di Cuba, di Giamaica e della Repubblica Dominicana, quando arrivò Cristoforo Colombo nel 1492, non conoscevano praticamente la malattia. E tutti i popoli nativi, nello stato naturale, la malattia era qualcosa di eccezionale, di straordinario, perché si era violato l'ordine naturale delle cose, e quindi c'era questa eccezione che succedeva. Quindi era molto più facile per gli uomini di medicina, gli sciamani, lavorare allora. Mentre invece adesso noi pensiamo che sia normale essere ammalati, invece essere sani sia qualcosa di eccezionale. Ecco come siamo conciati, insomma. Per cui è molto imprescindibile ritornare in linea, in sintonia proprio con le leggi della natura, proprio perché il nostro corpo fa parte della natura, non è che è qualcosa di avulso. Se guardiamo gli alberi qua attorno, guardiamo le montagne, stanno benissimo, a meno che noi non li andiamo a disturbare. Per cui il nostro corpo, facendo parte della natura esso stesso, va sempre verso la salute, il benessere, la felicità, se solo noi glielo permettiamo.
spesso invece sono i nostri pensieri, il nostro modo di pensare che fa sì che ci ammaliamo. Una cosa che noi cerchiamo anche noi di fare un po' con te, con i tuoi libri, è quello non di dirti che cosa dovete pensare, cosa dovete fare. È fondamentale che noi siamo magari in mezzo per sviluppare quella curiosità, quella voglia, quel passaggio di conoscenza, di sapere, ma poi ognuno di noi deve fare il suo percorso. Io ti faccio conoscere, ti do la possibilità di conoscere queste realtà che non, so, che non sono un Dio in terra, ma che sono esseri umani, ma ti possono essere di spunto per arrivare a un nostro percorso personale. Ti imponiamo, cerchiamo di dirti: guarda, pensa, ragiona, approfondisci, fai il tuo percorso. Ti facilitiamo con questa tipologia di contatti, che possono essere con i libri o piuttosto con l'incontro personale, con persone che hanno questa connessione, che poi la devi fare tu questa cosa, questo passaggio te lo devi fare, non te lo posso dare, non devo dartelo io. Assolutamente, questo è uno dei grandi pregi dello spirito del pianeta, io credo. Innanzitutto di essere presente sul territorio, di far parte di qualche cosa che non è qualcosa che uno pensa, si impianta lì e se ne va. Ma tu hai creato tutta una rete di volontari, di relazioni col territorio, col luogo che vi ospita. E questo va a cambiare la vita, va a toccare per uno meno la vita di tante persone. Poi invitando popoli nativi da tutto il mondo, questi popoli hanno cominciato anche a parlarsi tra di loro e hanno avuto perlomeno occasione di farlo. E inoltre non è da poco il fatto che c'è musica, ci sono danze, ci sono artigianato, c'è il cibo di tanti popoli. E ci sono anche conferenze come questa che di solito non è che abbiano molto appeal, no? Insomma, una persona vuole andare a vedere magari qualcosa di colorato, divertirsi, bere, danzare, eccetera, però ci sono anche spazi in cui si può cominciare a riflettere, fare il punto della situazione e parlare di queste cose che solitamente sono appannaggio di circoli più ristretti. E quindi è un grande ringraziamento quello che ti faccio di avere questa opportunità di così magari risvegliare la curiosità di qualcuno e dare la notizia che esistono anche altri modi per risolvere i problemi, esistono anche altri approcci che sono in divenire, che stanno nascendo, anche perché noi non abbiamo più qui in Italia nel 2023 le necessità che avevano i nostri antenati di secoli e secoli fa. Avevano bisogno di andare a cacciare, di procacciare il cibo, di garantire un buon raccolto, mentre invece noi adesso abbiamo un altro stile di vita, abbiamo un sacco di problemi. Il merito più grosso sicuramente è lo stress, il fatto di non avere mai il tempo di fare le cose, dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo lavorare, insomma già i bambini nascono stressati oramai. E inoltre con quello che è successo negli ultimi anni, io vedo nel mio lavoro, sono aumentate enormemente le dipendenze da alcol, l'uso di droghe, di sostanze, di psicofarmaci. Questo è esploso soprattutto nei ragazzi, purtroppo, e per cui c'è bisogno, come l'aria, di, io credo, approcci che siano più ampi, che diano una visione più ampia, non solo per risolvere un problema, ma per dare una speranza, una motivazione di vita, un incoraggiamento a vivere questa vita, perché ormai tanti giovani purtroppo hanno perso la speranza di vivere, insomma, sono in aumento i suicidi. Questo è veramente qualcosa di triste, ma è qualcosa che non ci deve scoraggiare, ma anzi deve motivare ciascuno a fare la sua parte, perché non è soltanto chi è terapeuta o chi è artista o chi è musicista che magari tocca la vita di tante persone che può guarire, ma è anche chi prepara il cibo, chi serve il cibo, chi lavora in un ufficio postale piuttosto che in un ospedale, nel qualsiasi tipo di lavoro, quasi tutti sono a contatto con la gente. Il modo in cui lo si fa, se lo si fa con un sorriso, se lo si fa servendo gli altri per il bene del genere umano, sicuramente puoi aiutare una persona anche soltanto facendo un sorriso al tuo vicino di casa che è sempre depresso. Non c'è bisogno che diventiamo tutti terapeuti o tutti leader spirituali. Adesso la cosa che farai mi piace molto, ma un'altra cosa da cui dobbiamo imparare a dividere il fatto che adesso tu farai un canto,
che non è una espressione, guarda, così ti puoi diventare uno sciamano di cosa, è soltanto perché con la tua esperienza ti ha portato anche a raccontarti con qualche cosa che hai imparato grazie alla tua esperienza, no? Che è questa cosa che ci farai adesso. Sì, voglio ricordare questo primo gruppo che nel 98 di Blackfoot che abbiamo invitato in Italia, qui a Bergamo eravamo arrivate sopra, okay? E questo gruppo io l'avevo invitato, era già la seconda volta che lo invitavo in Italia, la prima nel 97, e abbiamo fatto diverse date e ho avuto un esperimento. E il leader di questo gruppo si chiama Bruce Starlight, oggi ha quasi 80 anni ed è stato uno dei miei padri spirituali e appartiene a una piccola nazione tribale canadese che si chiama Tsutina, è un piccolo popolo, circa 3.000 persone, che ha la propria riserva a sud della città di Calgary, in Alberta. E lavorando con loro, quindi portandoli in giro, andando negli Stati Uniti, facendo tante cose insieme a loro, ho imparato tanti che vengono trasmessi appunto oralmente, per cui ho dovuto fare un sacco di fatica per stare attento ogni volta che veniva fatto un determinato canto, e siccome la musica mi piace molto, la utilizzo anche moltissimo nel mio lavoro, questo è uno dei canti di Bruce Starlight, che è appunto questo leader spirituale Tsutina, e volevo farlo questa sera proprio per ricordare questo primo volta in cui sono stati qui da noi, e per ricordare Bruce e portare un piccolo pezzo del suo spirito qui e anche celebrarlo insieme a voi, perché questo non è un canto, di preghiera, non è un canto, diciamo, tra virgolette sacro, è sempre sacro, ma è un canto sociale, ha un ritmo che sentirete è tipico di quello che si chiamano Owl Dance o 49er Songs, cioè sono canti sociali che vengono celebrati, vengono cantati durante le feste, durante i raduni sociali di danza, che si chiamano Powwow in Canada e negli Stati Uniti. Quindi faccio una breve parte di questo canto proprio per celebrare questa cosa insieme a tutti voi, insieme a te, Ivano. Insegna qualche cosa, grazie anche per averci insegnato qualche cosa. Tu sei appunto a disposizione di chiunque volesse avere qualche informazione, lì dove c'è anche tua moglie, e vediamoci sicuramente mandando per la sua, mi auguro. Grazie Ivano di questa opportunità di avermi invitato ancora questa volta, e volentieri, molto bello essere qua con voi, ti ringrazio tanto e ringrazio tutti coloro che lavorano gratuitamente per rendere questo possibile. Un applauso, grazie. Grazie a Marco Massignani. Ci prepariamo a conoscere questo popolo che arriva così da tanto lontano, tra poco qua su questo palco.
grazie per darmi